Renzi in realtà proprio, come dire, marginalmente nel corso della conferenza stampa che ha tenuto alla fine di questa lunga segreteria delocalizzata appunto per la prima volta non a Roma, e una segreteria durata 6 ore, ad una domanda di un collega sul rimpasto possibile, parola che Renzi non ama, però appunto gli è stato fatto osservare, era stata ributtata sul tavolo da Stefano Fassina, vice ministro dell'economia, ha risposto con sarcasmo: Fassina? Fassina chi? E quando gli è stato ripetuto il nome e la questione del rimpasto, ha detto: non sento, non sento. Sta per uscire una nota sulle agenzie di Lorenzo Guerini, il quale dirà: ci dispiace, ma insomma Fassina ha tratto conclusioni sue e ne andava parlando da tanto tempo. In realtà i renziani pensano che questa decisione di Fassina di dimettersi da vice ministro dell'economia sia strumentale, e fatta apposta nel giorno in cui la segreteria del nuovo segretario, appunto, di Renzi ha discusso a 360 gradi tutti quelli che devono essere i temi dell'agenda di governo del nuovo patto di coalizione. Infatti, Giovanna, oggi Renzi ha parlato proprio di questi temi che erano stati lanciati nei giorni scorsi: la legge elettorale, le unioni civili, e proprio su quest'ultimo tema ha attaccato il vice premier Angelino Alfano, che si era schierato per la difesa delle unioni tradizionali, dicendo che i governi da loro partecipati hanno azzerato il fondo per la famiglia. Insomma, uno scontro Renzi-Alfano sui temi delle unioni civili e della famiglia, da sempre molto caro all'elettorato cattolico. Sì, c'è anche da dire però che forse proprio tutto il mondo cattolico, non solo l'elettorato in senso stretto, ma insomma è molto cambiato, perché oggi è anche il giorno in cui il Papa Bergoglio ha parlato delle unioni gay, in particolare dei figli che si trovano nelle nuove famiglie, ha detto che bisogna stare attenti a non amministrare loro un vaccino contro la febbre a quei ragazzi e a quelle ragazze. Quindi è proprio, come dire, una nuova fase. Matteo Renzi ha detto che è un rinnovamento indispensabile e ha chiamato il tema dei diritti civili non più quello dei diritti civili, ma dei doveri civili, lasciando intendere che questo paese non si può più sottrarre a quelle che sono appunto delle inadempienze, come quella di non tutelare i diritti di una coppia omosessuale. Invece, Giovanna, ascoltiamo che cosa ha detto Renzi sul tema della legge elettorale. A me pare di poter dire che in 3 giorni si sono fatti passi in avanti che non si erano fatti in 3 anni. La presa di posizione pubblica, trasparente di fronte all'opinione pubblica, messa per iscritto, costringe tutti a dire la propria. Mi pare che lo stiamo facendo tutte le forze politiche. A questo punto, la prossima settimana, si tratta di tirare la rete e tentare di chiudere per poi partire con la procedura parlamentare. Giovanna, in un flash, secondo te è possibile che ce la facciano? Beh, Renzi si gioca il tutto per tutto, quindi lui ha detto esplicitamente: non è una questione di ormai discussioni accademiche, ma di soluzioni concrete. Noi ne abbiamo già messe 3 sul tavolo. Che poi riesca in questo ad uscire fuori dal tradizionale pantano che ha accompagnato il dibattito sulla legge elettorale è, insomma, non facile. Grazie, Giovanna.